gran bella giornata di sole, c'è un sole che batte fortissimo, bentornati nel mio canale. Vi parlerò di Vision Position System del nostro DJI Tello. Su forum, gruppi Facebook, Telegram sento troppo spesso parlare di persone che hanno perso il loro piccolo drone per svariati motivi, molti dei quali che sono assolutamente evitabili. Basta conoscere come funziona il sistema dei sensori del Tello e non cadremo in errori inevitabili e spesso irrecuperabili. Questo video è per chiunque abbia un Tello ed è fondamentale che lo ascoltiate fino alla fine. Dunque vi consiglio appunto di vederlo e di memorizzarvi bene tutti i punti fondamentali che vi dirò. Non perdiamo tempo e andiamo a vedere. Premetto che il Vision Position System aiuta il drone a mantenere la sua posizione e grazie al suo aiuto il Tello può volare, come sapete, con maggiore precisione sia al chiuso ma anche all'aperto, in condizioni di vento lieve, grazie appunto a questo sistema di visione verso il basso che aiuta il drone appunto a stabilizzarsi. I componenti principali del sistema di posizionamento del DJI Tello sono di fatto la macchina fotografica e il modulo 3D ad infrarossi che troviamo nella parte inferiore del velivolo. Precisiamo che il Vision Position System si attiva automaticamente quando accendiamo il nostro DJI Tello e non facciamo, come sapete, nessuna azione per questa funzione sullo drone stesso. Il Vision Position System è efficace solo quando il drone è a quote da 0,3 a 10 metri, ma dopo l'aggiornamento firmware diciamo che anche fino a 15 metri più o meno riesce a funzionare molto bene. Oltre, ricordiamo che adesso il Tello sale fino a 30, le cose si comprano un po', ma comunque è comunque sempre un'ottima stabilità. La stabilità massima si ottiene comunque da 1 a 6 metri, dunque è superfluo dirlo, ma io ve lo dico lo stesso, mi raccomando, se volate fuori da questi range fatelo con la massima cautela e attenzione. Questo è il mio consiglio personale, ma credo sia scontato. Andiamo adesso a vedere però cosa influenza il Vision Position System. In primo luogo la superficie che sorvoliamo, e questa è fondamentale per il funzionamento e la stabilità del drone stesso. Ma andiamolo a vedere nel dettaglio. 1. Fate molta attenzione a volare su superfici monocromatiche, ad esempio nero puro, verde puro, bianco puro, rosso puro, eccetera eccetera. 2. Evitate di volare su superfici altamente riflettenti. 3. Non sorvolate su acqua o superfici trasparenti. 4. Fate molta attenzione a volare su superfici o oggetti in movimento. 5. Usate molta cautela se siete in aree di cambio luce repentino, in pratica in zone dove l'illuminazione cambia frequentemente o drasticamente. 6. Fate molta attenzione a volare in zone estremamente buie, esempio a meno di 10 lux, ma anche in zone troppo luminose, per esempio superiori a 100.000 lux. Ho notato esempio la perdita di stabilità del Tello se volo verso la luce del sole. 7. Fate attenzione a volare su superfici con modelli ripetuti, come per esempio piastrelle, ma anche su spiagge e senza persone se non ci sono ombrelloni o altro. Ci sono delle persone che dicono che hanno volato sulla spiaggia e hanno perso il controllo e il drone gli è finito il mare. In questi casi spesso la spiaggia era una distesa monocolore che al Vision Position System ha dato veramente noia. Ci sono altri che invece dicono: io ho volato sulla spiaggia, non ho avuto nessun tipo di problema, ma chi dice ho volato sulla spiaggia o sul mare non ho avuto problemi, io dico tre sole parole: avete avuto culo. 8. Attenzione a volare alla massima velocità, il Vision Position System potrebbe non essere in grado di riconoscere i modelli a terra. 9. Non decollare se sull'app vi appare un messaggio di avviso che dice che l'ambiente è troppo scuro. Vi ricordo, anche se sembra una cosa banale
e scontata, dovete sempre avere cura nel tenere appunto le telecamere e i sensori puliti da sporcizia o altri detriti che possono influenzare negativamente l'efficacia appunto della camera stessa e di questi sensori. Ma si sta facendo buio e vado all'interno. Bene, adesso sono rientrato all'interno, vi ricordo i requisiti ambientali su cui dovete fare assolutamente attenzione con la DJI Tello. 1. Non utilizzare il Tello in condizioni climatiche avverse come pioggia, neve, nebbia, vento, grandine e fulmini. 2. Volate solo in luoghi in cui è possibile tenere il drone almeno a 10 metri di distanza da ostacoli, persone, animali, edifici, infrastrutture, alberi, specchi d'acqua, come detto prima, e quant'altro. 3. Non pilotare il Tello in un percorso con cambiamento di livello del suolo. Per esempio, se dall'interno di un edificio vuoi volare verso l'esterno, non lo fare mai, altrimenti la funzione di posizionamento spesso, se fai questa operazione, perde efficacia. Ed anche qui basta che andate su un qualsiasi forum o altro, italiano o estero, ne troverete moltissimi di post di persone che hanno fatto decollare il loro Tello dal terzo piano di un edificio e gli è partito per la tangente. Alcuni, come nel caso di prima, dicono, si parlava della spiaggia, a me non è successo nulla, l'ho fatto decollare dal terzo piano, e lo ripeto, solo 3 parole: avete avuto culo. 4. Fate molta attenzione a volare se siete oltre 1000 metri di altitudine, al di sopra del livello del mare, dal momento che la batteria può fare bruttissimi scherzi e creare davvero problemi al vostro DJI Tello. 5. Siccome uno dei problemi maggiori del DJI Tello è la connettività, per evitare interferenze tra il dispositivo ed altre apparecchiature wireless, dovete disattivare tutti gli altri dispositivi wireless presenti vicino a voi mentre state volando. 6. Per finire, non volare nelle zone in cui ci sono interferenze magnetiche o radio, per esempio vicino a hotspot wifi, router, dispositivi bluetooth, linee di alta tensione, stazioni di trasmissione di potenza di alta tensione o anche stazioni base mobili, per esempio. Queste fonti esterne possono influenzare negativamente il volo, impedendo la comunicazione tra l'aeromobile e il dispositivo di controllo remoto, causandone la perdita dell'orientamento del volo e la precisione appunto di volo nella posizione in cui è, e questo ovviamente può portare alla perdita del controllo del Tello e ovviamente spesso e volentieri ciao Tello. Dunque, spero che questi miei suggerimenti, che ritengo vitali per chi usa il DJI Tello, possano servirvi. Vi saluto, datemi un bel like per sostenermi e iscrivetevi al mio canale, non costa niente e mi aiutate a crescere. Un abbraccio, ciao da Bighe.net e da DJI Tello. Ciao.